La Boschen e le birre Pasquali. Sigla! Super telefonata anche questa. Ci pronto? Cheers a tutti e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion. Buona Pasqua, ragazzi! Buona Pasqua! Buona Pasqua, buona Pasqua! Allora, oggi c'è buona Pasqua perché questo video sarà pubblicato la domenica di Pasqua. Forse. Quindi no, sicuro. Forse. Sicuro. Come viene, sarà pubblicato la domenica. State sereni, ragazzi. Ciak 10. Beh, ragazzi, allora, le birre pasquali. Oggi parliamo, dato che oggi è Pasqua, mi sembra corretto parlare delle birre pasquali. Allora, a dirla tutta, la tradizione delle birre pasquali non è una tradizione molto diffusa, perché ci sono veramente pochi esempi, soprattutto in Italia, ma nel resto d'Europa effettivamente non è una birra così, non è una tipologia di birra così. Come per esempio diffusa. Quelle là per le Natale, che magari sono molto più diffuse. Ma anche la stagione pasquale ha una sua birra stagionale, per l'appunto. Diciamo, la birra iconica che rappresenta per tutte le birre pasquali è la Boschen di The Doll. Come per Natale è la Stillnacht, per Pasqua è la Boschen. Come nasce questa tradizione delle birre pasquali? Perché non è uno stile, è una tradizione. Praticamente i nostri cari monaci, ai quali dobbiamo molto, veramente molto, praticamente per affrontare la quaresima, soprattutto i monaci più vecchietti, soprattutto i frati più vecchietti, per affrontare la quaresima e sostentarsi durante questo periodo appunto di forte digiuno, hanno ben pensato di fare delle birre belle, corpose, belle, insomma, piene, dall'alto contenuto alcolico, appunto per poterle consumare durante il periodo pasquale. Ma non tutte ovviamente sono così. Le birre pasquali sono diffuse soprattutto in Belgio, nel nord Europa e in Inghilterra, e vengono chiamate in maniera diversa. Come vengono chiamate in questi posti? Allora, vengono chiamati Easter Beer nell'area anglosassone, Pasqueol nella regione scandinava. Che la pronuncia non sarà così, però va bene. Pasqueol, vabbè, ce lo diranno gli amici scandinavi. Pasbir invece nel Belgio, infatti appunto la Boschen si chiama Pasbir. Diciamo anche le caratteristiche delle birre pasquali non sono sempre identiche, perché certo, magari i paesi del nord Europa prediligono dei tenori alcolici abbastanza contenuti, invece in Belgio ci vanno sempre giù pesanti. Grandi belgi, sempre giù pesante. Quindi vabbè, diciamo che sicuramente questo è quello che un po' identifica una birra pasquale, una birra stagionale prodotta appunto per il periodo pasquale, che ha caratteristiche diverse in base a dove viene prodotta. Nello specifico la Boschen significa coniglio del bosco. Il colore del coniglietto riprende il manto del coniglietto, riprende il colore della birra. E un'altra diciamo curiosità è che Boschen, quindi coniglietto del bosco, è il soprannome del fratello di Chris, che è il birraio del birrificio dei Doll. Ok, e quindi dopo per questa cui, informazione importantissima, diciamo che i produttori dicono che ha un attacco dolce con una leggera acidità finale che bilancia e rinfresca. Quindi un'altra cosa importante da dire su questa birra di The Doll, come anche per la Stillnacht, è che la birra cambia leggermente di cotta in cotta, non è mai identica a quella dell'anno precedente. Quindi infatti anche il tenore alcolico stesso certe volte oscilla, va dai 9 ai 10 e mezzo. Insomma, mi piace fare questi birroni a Chris, capito? Quindi e noi ce li beviamo perché ci piace. Ok, ora stappiamo. Andiamo a stappare perché già abbiamo detto tante cose. Ok. Vabbè, facciamo così, io mi verso la mia. Ok, e poi voi fate. Voi fate.
Intanto già c'è un profumo nell'aria. Wow. Allora. Ci siamo? Che c'è? Va bene, dai, mi sa che ci siamo, ne ho ancora di me. Prendiamo le misure che oggi con la livella siamo ormai... Allora, schiuma. Allora, schiuma bianca a bolle medie. Colore dorato leggermente velato, no? Colore dorato leggermente velato, esattamente. Vedi, la mia è un po' più velata perché sicuramente... Sì, perché hai preso il fondazzo, invece il fondazzo. Io no. Andiamo al naso. Allora, il naso ha un odore spettacolare, esteri, buono, frutta pasta gialla tipo albicocca, un leggero sentore anche di alcolico proprio, quindi sì. Sembra un'albicocca sotto spirito. la famosissima albicocca sotto spirito, sì. E anche un po' di speziatura e forse anche qualcosa di fiore. Comunque ha un odore molto complesso. È un odore complesso molto buono. Sì, sì. Andiamo ad assaggiare. Andiamo all'assaggio. Al gusto andiamo a riprendere esattamente tutto quello che abbiamo sentito all'olfatto. È pazzesco, è veramente incredibile. Sì, è buonissimo, ragazzi. 9 gradi alcolici. Si sente, anche se è abbastanza beverina, però si sente perché c'è una nota etilica non indifferente, sì. C'è un po' di warming quando va a scendere il sorso, ma è chiuso da una leggera amarezza e non sento invece sul finale l'acidità. Non lo so, io l'inizio leggermente dolce sì, che poi va... sull'amaro verso il finale e non lo so, io non so questa acidità che dicono loro c'è pochissimo, in effetti non lo so, magari si abbassa la temperatura della birra, si riesce a percepire qualche cosa, ma l'acidità di solito dovrebbe essere comunque abbastanza presente anche al di là della temperatura, però potrebbe essere. E un'altra cosa invece che mi piace è la carbonazione, che è sostenuta e sostiene la bevuta perché ti pulisce la bocca. È bello, ti lascia la bocca bella pulita comunque. Bella pulita e quindi l'imbocco dolce iniziale non è neanche così aggressivo. No, non è stucchevole, è un imbocco equilibrato. È equilibrata. La cosa che mi piace di più di questa birra è la continuità tra olfatto e gusto. È buonissimo comunque, è una continuità allucinante, cioè tu veramente al naso riesci a percepire tutto quello che vai a percepire al gusto. E non tutte le birre sono così, perché magari in alcune birre tu riesci al naso ad avere dei sentori, al gusto ad averne altri, o comunque percepisci più o meno una determinata componente. Invece in questa birra è pazzesco perché fai un viaggio che parte col naso e si chiude con la bocca ed è veramente, veramente piacevole. Bravo Chris. Comunque la gradazione è alta, state attenti perché probabilmente dopo una birra già è un po' pesantuccia. Sì. Allora ragazzi, io direi, siccome noi abbiamo avuto difficoltà anche nel reperire altre birre pasquali, nel senso che oltre queste in realtà abbiamo visto che sui vari siti online non abbiamo trovato molto, c'è forse la Sclerenca che fa una birra appunto per il periodo di Pasqua, c'è anche la Golden Carolus che fa una... non mi ricordo il birrificio cos'era, è Tanker forse? Sì. Tanker. Che fa una birra pasquale, e in Italia abbiamo trovato poco. Quindi se voi siete a conoscenza di qualche birrificio che produce una birra stagionale di Pasqua, mettetecelo nei commenti così magari la andiamo ad assaggiare l'anno prossimo a Pasqua, portiamo un'altra birra. Beh ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!